Ciao a tutti! Oggi prepareremo la cheesecake panna e fragole. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa più 3 ore di riposo in congelatore. Gli ingredienti sono biscotti, burro morbido, panna fresca, vanillina, latte condensato, zucchero a velo e fragole. Diamo il via alla ricetta! Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i biscotti e li facciamo tritare per 10 secondi a velocità 7. Aggiungere il burro che deve essere morbido. Ed azionare il bimby per 50 secondi a velocità 4. Trasferire in uno stampo per crostate da 26 cm rivestito con carta da forno. Livellare bene. Trasferire in congelatore. Lavare ed asciugare bene il boccale. Abbiamo lavato e asciugato bene il boccale. Posizioniamo la farfalla. Mettere lo zucchero a velo. La vanillina e la panna che deve essere ben fredda, messa 45 minuti in congelatore. E la facciamo montare senza tempo e senza misurino a velocità 3,5. La panna è ben montata, trasferire in una ciotola capiente. Aggiungere il latte condensato. Ed amalgamare con la spatola. Aggiungere le fragole. Ed amalgamare con movimenti dal lato verso il basso. Trasferire la crema sulla base del biscotto. Trasferire in congelatore per almeno 3 ore. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso la cheesecake dal congelatore, sformare, decorare e servire. Cheesecake, panna e fragole. Grazie e alla prossima ricetta!